purtroppo ancora non abbiamo la maturità di stare un po' più affamati anche quando facciamo una buona vittoria. E nel finale ci è mancata proprio soprattutto le energie nervose, oltre che fisiche, per essere lucidi. Siamo andati dietro al ritmo di Iesi per quasi tutta la partita. Sapevamo che avrebbe fatto una partita aggressiva, una partita come anche noi sappiamo, perché fino a 2 anni fa, anche l'anno scorso, giocavamo per non retrocedere. Sappiamo cosa scatta nella testa, nella nostra testa di tutti, quando ci si vuole salvare. L'ho spiegato in settimana ai giocatori per resettare Verona, l'ho spiegato prima di questa partita, però è chiaro che poi alla fine dobbiamo maturare anche da questo punto di vista. Non c'è quella carica nervosa, emotiva, che ci permette di essere lucidi, di rispettare il piano partita che avevamo fatto abbastanza bene nel primo tempo. Poi è chiaro che ci vuole un'altra intensità difensiva e soprattutto ancora adesso noi ci battiamo, ci lavoriamo, però non siamo ancora furbi, utili, non spendiamo i falli quando dobbiamo spenderli, non riusciamo a riempire l'area quando dobbiamo. E allora abbiamo dato tanti uno contro uno facili alla squadra di Iesi, che per Bacco ha fatto un'ottima partita, ma è stata anche aiutata da noi. Dobbiamo, non c'è da fare, ha vinto la squadra migliore, la squadra che sta più lucida nel finale. Devo anche dire che ne abbiamo sbagliato un sacco di tiri aperti, costruiti bene, non sono entrati, un sacco. Però proprio perché questo può succedere nell'arco della partita, di essere un po' più cinici, un po' più cattivi in difesa. E ancora non lo siamo, non c'è niente da fare. Sappiamo che questa squadra qua ha un certo tipo di DNA, però se non cambia totalmente pelle e capisce che soprattutto quando si va in questi campi, in questi frangenti, occorre essere molto cattivi in difesa, diventa per noi ogni partita una cosa molto difficile. E la perde negli ultimi 5 minuti come è successo oggi.